Alle falde del dolomitico Monte Bulgheria sorge il complesso bizantino di San Giovanni Battista, restaurato nel 2004. A differenza dei numerosi altri che caratterizzarono il Cilento, ormai ridotte in ruderi, quello di San Giovanni a Piro conserva una propria integrità strutturale e l'imponenza architettonica della chiesa e della torre merlata. Quest'ultima, costruita a scopo di difesa e di avvistamento sul mare, è alta circa 15 metri. L'abbadia fu edificata nel 990 d.C. dai monaci bizantini che qui si stanziarono per sfuggire alla lotta iconoclastica che imperversava in Epiro. Presto diventarono dei veri e propri baroni della zona, con la più ampia autonomia giurisdizionale sia nel campo spirituale che in quello temporale. Una giurisdizione, quest'ultima, che si estendeva da Camerota fino a San Nicola di Grisolia, in provincia di Cosenza. Durante il periodo di massimo splendore, il cenobio di San Giovanni Battista fu uno dei più fiorenti, sia sul fronte patrimoniale sia culturale. Ad esso, infatti, fecero capo importanti personalità culturali del tempo, fra le quali il cardinale Bessarione e l'umanista Teodoro Gaza. Tra le ricchezze appartenute al cenobio, la celebre stauroteca di scuola bizantina, oggi nel Duomo di Gaeta, cui fu donata nel lontano 1534 dal cardinale Tommaso de Bio. Si tratta di una piccola croce pettorale in oro, decorata su entrambe le facce con smalti policromi. Come tante altre croci orientali, ha i bracci verticali più lunghi di quelli orizzontali ed il braccio inferiore più lungo di quello superiore. Sul lato anteriore appare l'immagine di Gesù crocifisso, mentre su quello posteriore, al centro della croce, vi è la figura della Vergine in piedi, che tende le mani in avanti, in un gesto poco comune di preghiera. La circondano quattro busti di santi. I saggi effettuati durante i lavori di recupero hanno messo in luce alcuni lacerti di affreschi, un primo raffigurante il volto di un santo, e risalente all'XI secolo. Il secondo raffigurante probabilmente Sant'Antonio, risalente al XIV secolo. A costruire il dirimpettaio, santuario di Pietrasanta verso il 1200, originariamente circoscritto ad una piccola abside semicilindrica, furono gli stessi monaci bizantini che ne curarono il culto e l'amministrazione. La statua della Madonna, da loro scolpita nella monolitica pietra del Monte Picotta, rimanda proprio alle caratteristiche classiche dell'iconografia bizantina.